Attraversa i binari, treno uccide giovane, accaduto ieri sera a Santa Margherita Ligure. Droga, 16 arresti, operazione Lupi dei Balcani, carabinieri hanno sequestrato un chilo di droga. Estorsione nel bar, arrestato, un uomo di Recco aveva aggredito e poi minacciato il meccanico che gli doveva riparare il furgone. Buonasera dal TG Tiguglio. Attraversa i binari, un treno uccide un giovane, accaduto ieri sera a Santa Margherita Ligure. Un ragazzo di circa 20 anni è stato travolto e ucciso da un treno ieri sera a Santa Margherita Ligure. Il giovane, di origini straniere, avrebbe attraversato i binari poco distante dalla stazione ferroviaria dopo essere sceso dal treno. Il traffico è stato momentaneamente bloccato e poi ripristinato. Le indagini sono affidate alla polizia ferroviaria. Un altro investimento è avvenuto invece questa mattina tra Albenga e Alassio, intorno alle 9. In questo caso si è trattato del suicidio di un uomo di 49 anni. È avvenuto al passaggio del convoglio tra due gallerie in un tratto a binario unico. Si segnalano ritardi importanti su tutta la linea Ventimiglia-Genova in entrambi i sensi di marcia e Trenitalia ha attivato un servizio bus nel tratto interrotto Albenga-Alassio. La polizia ferroviaria di Chiavari ha sventato una tragedia nei giorni scorsi alla stazione di Chiavari. Il comandante Polfer ha notato un uomo che ad un centinaio di metri di distanza ha superato il limite del marciapiede avventurandosi con incidere con passo sicuro sulla massicciata lungo la ferrovia. L'agente ha raggiunto l'uomo di corsa mentre questi camminava tra il selciato e le traversine dei binari, ma ha contemporaneamente avvisato la sala operativa perché facesse interrompere la circolazione ferroviaria. Raggiunto l'uomo, ha visto che si trattava di un anziano con lo sguardo perso e spaventato, in evidente dunque stato confusionale, rassicurato e condotto all'ufficio Polfer. L'anziano è stato poi ricoverato all'ospedale di Lavagna. E adesso parliamo di un'operazione antidroga, un'operazione chiamata Lupi dei Balcani. 16 arresti quest'oggi a Sestri e non solo, i carabinieri hanno sequestrato anche un chilo di droga. 16 arresti, oltre un chilo di droga sequestrato, è il bilancio dell'operazione denominata Volpi dei Balcani, condotta dai carabinieri, coordinati dal sostituto procuratore Federico Manotti e iniziata 2 anni fa. Questa mattina gli ultimi 6 arresti, 4 albanesi e 2 italiani residenti nel Tiguglio. La droga veniva nascosta nei boschi, hanno spiegato il comandante provinciale dell'Arma Gianluca Feroce e il comandante della compagnia di Sesto Levante, Capitan Luca Mechilli, all'interno di contenitori stagni che venivano prelevati per le consegne giornaliere di cocaina, eroina e marijuana sul mercato di Sesto Levante, Casalza Ligure e Lavagna e nell'entroterra con clienti locali tra i quali artigiani, commercianti e imprenditori. 10 gli arresti durante le indagini partite nel marzo del 2017 con l'arresto dell'albanese Taulan Oksai e poi a seguire gli altri 9 nei mesi scorsi per poi giungere al blitz di questa mattina nelle case degli ultimi 6 a San Colombano Certenoli, Levi, Borzonasca. Mentre una donna di Genova di 27 anni è morta oggi all'ospedale San Martino di Genova per sepsi meningococcica. La giovane era arrivata in ospedale la scorsa notte, poco prima delle 5, e dopo i primi accertamenti è stata ricoverata nella rianimazione del pronto soccorso. La donna è deceduta intorno alle 11.30 di questa mattina. È stata attivata la profilassi su tutte le persone che hanno avuto contatti con la giovane, secondo disposizioni dell'ASL. E dalla meningite adesso andiamo ancora alla cronaca. Estorsione nel bar, arrivano i carabinieri, un uomo è stato arrestato. Aggredisce, minaccia ed estorce soldi al meccanico a cui aveva portato a riparare il proprio furgone. E quel che è successo a Recco da parte di un uomo di 47 anni già con precedenti penali. Arrivato a ritirare il proprio mezzo e non trovandolo pronto, ha aggredito il titolare dell'officina mandandolo al pronto soccorso dell'ospedale San Martino di Genova con 10 giorni di conseguente prognosi. Con una successiva telefonata minatoria si è fatto consegnare poi in un bar sempre di Recco dalla vittima ormai intimorita 1.500 euro. Alla successiva richiesta di una più elevata somma di denaro, sempre da lasciare in una busta in un bar, sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Santa Margherita Ligure, che nel frattempo erano stati avvertiti. I militari hanno bloccato e arrestato l'estorsore, che ora si trova nel carcere di Genova Marassi.
E a seguito delle persistenti piogge, una frana è caduta ieri pomeriggio su una strada comunale a Carro, siamo nello Spezzino, ma poco distante da Sesto Levante. Non ci sono feriti, ma tre famiglie e una decina di persone complessivamente sono rimaste isolate. Sul posto, infrazione Pavareto, sono intervenuti i vigili del fuoco e i tecnici del comune di Carro e nel pomeriggio è intervenuta una ditta attivata in somma urgenza per iniziare lo sgombero e il ripristino. Il transito era possibile a piedi ed era garantito in caso di necessità il passaggio dei mezzi di soccorso attraverso una strada alternativa sterrata. Torniamo a parlare dell'istituto Torriglia, caso che era stato tirato nuovamente in ballo dal gruppo consigliere di minoranza Noi di Chiavari, quindi da Roberto Levaggi, pronta la replica del sindaco di Chiavari, Marco Di Capo. Il sindaco di Chiavari, Marco Di Capo, replica Roberto Levaggio al gruppo Noi di Chiavari che chiedeva una riunione di commissione per ascoltare i progetti di eventuale ampliamento della casa di riposo Torriglia. È noto che la mia amministrazione comunale, sia nel programma elettorale sia all'interno del PUC adottato, ha deciso che nell'area Preli Torriglia, sulla collina delle Grazie, non vengano realizzate nuove residenze, diversamente dal piano urbano comunale Levaggi, ha affermato il primo cittadino, che precisa di aver pianificato impianti sportivi, parcheggi pubblici, aree verdi, passeggiata a mare, strutture ricettive e strutture riabilitative. Di Capo puntualizza di sapere che se il comune di Chiavari ha la competenza della pianificazione, tocca alla fondazione presentare eventuali progetti. Se la minoranza vuole sapere cosa intende fare la Fondazione Torriglia, lo chieda direttamente al suo consiglio di amministrazione, conclude Di Capo. Credo che Noi di Chiavari dovrebbe rivolgersi direttamente all'Istituto Torriglia, domandando se gli affittuari della collina abbiano adempiuto al contratto di affitto di 50 anni sottoscritto durante il mandato Levaggi e dallo stesso declamato in pompa magna. Andiamo a Santa Margherita Ligure, rinasce un sentiero a Nozzarego con statue di animali e anche un'aula didattica. Verrà recuperato collocandovi 14 sculture in legno di animali del bosco, ma anche un'aula didattica e possibilità di attività all'aria aperta, un percorso nel parco di Portofino. Il sentiero è lungo 4 km che parte da Nozzarego, del quale l'amministrazione comunale di Santa Margherita Ligure ha appena assegnato i lavori di recupero. Il tracciato principale è un percorso ad anello con partenza e arrivo al santuario della Madonna del Carmine di Nozzarego. In località Il Monte si trova la deviazione verso Pini Spessi. Il tratto di intervento termina al confine con Camogli, mentre il sentiero prosegue verso Crocetta e il mulino del Gazzetta, ricongiungendosi alle reti del percorso del parco. Lungo tutto il sentiero gli interventi previsti sono, a seconda delle zone, regimazione delle acque, ripristini dei muretti a secco, il completamento di porzioni di pavimento in acciottolato, il ripristino di recinzioni, la messa in sicurezza, la stabilizzazione e consolidamento contro il dissesto idrogeologico, la posa a dimora di alcuni arbusti, la pulizia della vasca dell'antica sorgente delle Gave e la realizzazione di ringhiere in legno e la realizzazione dell'area aula didattica. Prima di concludere, notizia legata al meteo, perché allerta meteo gialla per il Tigullio sull'entroterra e la Val d'Aveto fino alle 15 di domani pomeriggio. Per quanto riguarda invece il Golfo Paradiso e dunque anche Genova, l'allerta inizialmente gialla sarà arancione fino alle 15 di domani. Bene, con questa notizia termina il nostro TG Tigullio, dopo di andare in onda la pubblicità e dopo ancora ci sarà il TG Gente. Vi ricordo che oggi è lunedì, quindi tornerà come sempre il punto sport per raccontarvi quello che è successo nel fine settimana calcistico, dalla terza categoria fino alla Serie D, perché la Serie B è rimasta ferma per le pause delle nazionali, ma riprenderà ovviamente settimana prossima. Noi stamattina ci siamo svegliati con questa coltre bianca che è di buon auspicio per la stagione invernale. Speriamo che resista quantomeno fino alle prime festività, che è l'8 dicembre, dove verrà aperta la seggiovia, e quindi se riusciremo ad avere un po' di neve fresca anche per l'8 dicembre, contiamo di avere dei sciatori in valle, quindi aprire la stagione invernale nel modo migliore. Qualche anno fa è stato inaugurato il defibrillatore alla cipolla, oggi qua al Montepenna, quindi una Valtaveto sicura. Sicuramente uno strumento che è all'avanguardia, che serve moltissimo, soprattutto in queste zone isolate dove non abbiamo copertura telefonica, e qui anch'io mi
associa quanto detto da Soccorso Alpino, che abbiamo bisogno di una copertura telefonica in valle, quindi che copra soprattutto in quanto in questo autunno sono successi degli eventi che abbiamo avuto dei dispersi, abbiamo avuto dei morti purtroppo, e quindi abbiamo bisogno di portare ancora la zona più sicura di quanto è attuale. Oggi con questo strumento già facciamo un passo avanti. Ringrazio inoltre lo Scorso Alpino per aver messo a disposizione a Santo Stefano d'Aveto un mezzo che noi metteremo a disposizione un po' per tenerlo, quindi un mezzo pronto ad uscire per ogni necessità. Quanto è sicura la Val d'Aveto? Beh, diciamo che ci stiamo lavorando parecchio e abbiamo fatto sì che comunque sia abbastanza sicura sia in periodo estivo sia in periodo invernale. Abbiamo una squadra fissa in valle, pronta a intervenire, da oggi con un mezzo operativo fuori strada, in modo che non abbia nessun tipo di difficoltà nel muoversi con i vari tempi e con i vari problemi meteoclimatici. Ci sarà il defibrillatore che verrà inaugurato oggi, che quindi è un posto avanzato di emergenza sanitaria di un livello abbastanza elevato, e stiamo sviluppando le comunicazioni radio, purtroppo al solo scopo di emergenza, nel senso potranno essere utilizzate solo dai soccorritori, grazie a dei ripetitori che vengono messi sulle vette delle montagne che copriranno le valli. Bisognerebbe far sì che anche la copertura telefonica fosse migliorata, perché purtroppo in diversi punti, parecchi punti della Val d'Aveto, soprattutto qua nella zona del Penna, non c'è copertura telefonica. Questo strumento serve per far ripartire il cuore quando un paziente va in arresto cardiaco. L'utilizzo è assolutamente semplice, da luglio è possibile per qualsiasi persona, per un decreto nazionale, utilizzarlo, quindi non è necessaria nessuna autorizzazione, ha due tasti, uno di accensione, dopodiché siamo guidati dallo strumento, lo strumento che ci guida all'utilizzo e dello strumento che poi dice quando erogare la scarica. Dobbiamo semplicemente schiacciare un altro pulsante, quello rosso, e seguire le indicazioni che ci dà. Lo strumento è fondamentale anche comunque fare la rianimazione cardiopolmonare, seguire le indicazioni dell'operatore del 118 quando effettuiamo la chiamata per un soggetto in arresto cardiaco. I locali situati in Corso Valparaiso in Piazzale Leonardi, ex sede dell'Agenzia delle Entrate di Equitalia, cambieranno destinazione d'uso. A confermarlo è una delibera di giunta dell'amministrazione di Capua. Quali gli obiettivi e quali le specifiche di questo cambiamento? Lo chiediamo al sindaco Marco Di Capua del comune di Chiavari. La giunta ha approvato il cambio di destinazione d'uso dell'immobile tra Piazza Leonardi e Corso Valparaiso, dove aveva sede l'Agenzia delle Entrate e il concessionario della riscossione, vale a dire l'ex Equitalia. La precedente giunta aveva già svincolato il terzo piano di questo palazzo per un uso residenziale, e in virtù del fatto che tutti gli uffici pubblici permangono a Chiavari e pagheranno l'affitto al Comune di Chiavari in quello che doveva essere il nostro Palazzo di Giustizia, abbiamo deciso di togliere questo vincolo dell'ufficio pubblico per permettere che vi sia che siano abitati e quindi che sia anche un presidio in questa zona vicino alla stazione ferroviaria. Quindi non viene su un metro cubo di cemento in più, ma un introito per le casse comunali per il cambio destinazione d'uso, 183.000 euro, ai quali si aggiungeranno ulteriori oneri, per cui il Comune incasserà a inizio dell'anno prossimo oltre 300.000 euro. Nello specifico, di quali piani parliamo dell'immobile? L'immobile è composto di tre piani fuori terra. Come già detto, il terzo piano era già stato svincolato dalla precedente amministrazione, per cui noi abbiamo svincolato il piano terra, il primo e il secondo. E il parametro è stato quello già usato dall'ex sindaco, in quanto pur avendo un valore superiore il terzo piano rispetto al piano livello strada, per cui riteniamo di aver fatto un'operazione nell'interesse della collettività e del bilancio comunale. Thank you.
domani, martedì 19 novembre. Cielo generalmente coperto, con precipitazioni sparse al mattino, prevalentemente deboli, salvo locali rovesci più intensi. Parziale miglioramento dal pomeriggio con alcune schiarite. Vento fra moderato e forte da nord-est. Mare mosso sotto costa, molto mosso al largo. Le temperature previste. Sulla costa tra 8 e 14 gradi. Nell'entroterra tra 2 e 10 gradi.